Proprio in questo ambiente che sembra quasi intatto, che effettivamente da questa pandemia noi usciamo forse un po' peggio di prima, quando invece avremmo potuto fare molto meglio. Se conserviamo intatto il mondo naturale, se non deforestiamo, se non lo aggrediamo, le pandemie non arrivano a toccare i sapiens. Ma chi è che sa veramente che cos'è il mondo naturale? Lo sanno gli specialisti che studiano le scienze della natura, le scienze della terra, le scienze della vita, tutte insieme oggi. Perché è importante? Perché ci permette di conoscere meglio il mondo naturale, sapere come difenderci, per esempio, dalle pandemie, e quando fare un passo indietro e quando e come vivere in maniera armonica con il mondo naturale. Questo lo fanno soltanto gli studiosi di scienze naturali. Non solo, questi studi danno delle risposte sociali. Il fenomeno della migrazione, per esempio, è un fenomeno che ha radici nel cambiamento climatico. Soltanto chi studia le scienze della natura può capirlo fino in fondo. Il benessere della parte ricca del mondo e la vita della parte povera del mondo dipendono da conoscere bene questi meccanismi. La ricchezza della vita sulla Terra, quella ricchezza la capiscono bene solo quelli che studiano le scienze naturali. E le risorse, quante ce ne sono, se basteranno, come non raschiarle, pure quello è un compito di chi studia le scienze naturali, ma anche destinare i denari del recovery fund, che sono denari targati transizione ecologica, sarebbe meglio dire riconversione ecologica. Chi li può indirizzare? Non soltanto gli ingegneri, non soltanto i fisici, ci vogliono gli studiosi del mondo naturale. Questo lo si può fare in tanti posti, in particolare all'Università di Roma III, al Dipartimento di Scienza. Tutte queste discipline sono tenute insieme in un contesto multidisciplinare, multitasking si direbbe oggi, cioè trovare nello stesso posto tutte queste competenze, impararle e progettare una professione che permette di indirizzare il futuro meglio di come abbiamo fatto fino adesso. Ecco, questa è la risposta. La risposta sta nella natura, non nella nostra prevaricazione sulla natura. E chi studia scienze naturali lo può capire, lo può far comprendere e lo può trasmettere.